Ciao, benvenuti e bentornati in questo nuovo episodio di Come l'hanno fatto? Siamo un po' in ritardo. Abbiamo però azzeccato il nome. Come potete vedere abbiamo ospiti qui le coliche. Non li toccate, non li posso toccare. Ma che stai scherzando? Da contratto ho detto nessuno vi toccherà. Come al solito adesso analizzeremo tre film che ci hanno portato i nostri ospiti per capire effettivamente come li hanno fatti. Cioè il nome del format è abbastanza esplicativo, non è che è su. Vabbè, dai, quindi cominciamo. Benvenuti a Come c***o hanno fatto. Quindi, qual è il primo film di cui vogliamo parlare? Tremors. C'è questa scena in cui loro credono di essere in salvo dentro una costruzione e invece il graboide, il vermone, spunta dal pavimento e loro salgono su tutto ciò che è salibile, quindi certo, credenze, frigoriferi, banconi, solo che il buon proprietario del bazar viene mangiato dal graboide e muore tra atroci sofferenze, dentro lo sbattono a destra e manca con questo ketchup che esce dal naso. Quindi la domanda è come hanno fatto? Quindi vediamolo. Vediamolo. Ah, perché il frigo? Perché si avventano sul frigo? Perché il frigo vibra e quindi attira il tremore. Boom, è andata così. Sì. Hanno fatto un tamponamento. Guarda. Che lui c'ha. Vi invito a notare la gamba del nostro amico. È fuori. È fuori, è tutto rotto. Tutto storto. Mamma mia. Oddio. E se salutiamo. Gli fa una spaccatona immensa. È vero. Io ho una domanda principale, non so se ce l'hai anche tu. Che c***o è un graboid? Sì, che poi io pensavo si chiamassero i tremors. I tremors sono i tremori del terreno che loro provocano. Claudio, ti prego. I graboid sono il primo stadio di questi esseri che capiamo essere proto preistorici, ancora prima dei dinosauri, che hanno questo tempo di gestazione lunghissimo per cui le uova sono state assopite in eoni sottoterra e sono nati i graboid. Per la prima volta scopriamo in Tremors 4 nel Far West. E poi in questi anni qui, insomma. E poi, tra l'altro, il primo stadio è il graboid, poi dalla pancia dei graboid, la pancia dei graboid si squarta, escono gli shriekers. C'è tipo una evoluzione, tipo Velociraptor. Sono tipo Velociraptor. È quello che direbbe mia madre a qualunque. Tipo i Pokémon. Esatto. Tipo i Pikachu. Esatto. Non mi interrompete, però. Scusa. Dopo lo Shrieker ci sta l'Ass Blaster, in italiano culi volanti. Veramente. Non ci chiederò mai. Te lo giuro su Dio. Culi volanti. Che sono dei tipo Raptor sempre, che grazie a una propulsione tramite una scorreggia volano. Che è anche una serata del mucca. Lo giuro. È anche una serata del mucca assassina. Sì, culi volanti. Culi volanti. Sì. Il socio. Quindi come hanno fatto a fare sta scena? Ricordiamo che questo è un film del 1990, preciso, okay, se non ricordo. Quindi ben 3 anni prima di Jurassic Park e quindi 3 anni prima dell'avvento di quella CGI che poi ha reso tutto molto più semplice. Quindi ovviamente dei grossi pupazzoni. Certo. Che però è un pupazzone che esce da un pavimento sfondandolo. Esatto. Allora, nello specifico in questa scena sono riusciti a farlo uscire dal pavimento perché quello non è un vero negozio, ma è un negozio costruito in un teatro di posa. Quindi okay, in realtà stanno all'interno e sotto al set avevano una sorta di piscina, cioè c'era una piscina che hanno potuto sfruttare come piano inferiore. Quindi per avere abbastanza forza per far uscire questo enorme pupazzone dal pavimento di legno, loro prendono tipo la rincorsa, cioè un carrello, un binario, con un'asta, tipo quella del crane, e sulla punta di quest'asta c'era questa testa di vermone. E loro quindi prendevano fortissimo la rincorsa con quest'asta e poi all'improvviso lo tiravano su. E quindi si infilava nel pavimento. Quindi rompevano veramente. Rompevano effettivamente. Non era buona la prima? No, vabbè, avranno avuto altri pavimenti. Però erano in un punto in cui era più soffice, più rompibile, sottile, era stato preparato apposta. Però quindi prendevano questa lunghissima rincorsa ed uscivano fuori. Tu dici loro. Chi? Cioè, c'erano degli addetti agli effetti visivi. No, non erano tanti. Che gestivano il pupazzone, come fa a muoversi così? No, perché è un intelligente effetto di montaggio, cioè tu non vedi mai il mostrone che esce fuori e si muove e articola nella stessa inquadratura, cioè un'inquadratura in cui sfonda ed esce fuori. Che quindi però è un pupazzo fermo, immobile. È un calzino praticamente. È un silurone a forma di tremor. Messo su questa... Graboide. Invece c'è la parte in cui ingoia il nostro povero signor Chang. Che si muove lì il pupazzone. Sì, esatto. Lì praticamente all'interno della bocca di questo graboid avevano messo un sellino di bicicletta. Quindi in realtà l'attore è
infilato fino alla vita nella bocca del vermone ed è seduto su questo sellino di bicicletta. Quindi non sulla lì. Bicicletta senza sellino. No, quello okay. È un altro film. Quello è un altro film. Esatto. Avrete notato che c'era una gamba. Eh sì. Quella sì. È una gamba finta. Ah, è cucita alla bocca del graboide. Esatto, hanno fatto questa gamba finta in modo che sembrasse che questo povero tizio era tutto quanto storto. Fatto una spaccata enorme. Per questo primo film era quasi sempre un calzino. Cioè era quasi sempre un grosso calzino. Una grossa testa con dentro o un sistema idraulico o, molto più spesso, un povero tizio. Che saltava. Che si infilava dentro e probabilmente il graboide aveva questo cerchio metallico intorno alla base della testa che lui poteva afferrare e quindi usare per fare tipo i dragoni cinesi. Esatto, esattamente questo concetto. Il problema è che questo valeva anche per le scene in cui esce fuori dal terreno. Infatti io quello volevo chiedere. E scavavano delle buche nel deserto, ci infilavano dentro il graboid con dentro questo povero tizio. Ma Dio, è mega pericoloso. E dei cannoni ad aria che sparavano quindi e ci mettevano praticamente delle lastre di polistirolo che sembravano come terreno. Il terreno, però in realtà erano facili da rompere. E quindi poi praticamente questo povero tizio faceva cucù, usciva fuori con il vermone e poi si agitava un po'. Sicuramente il set più assurdo rimane quello della cantina, dello scantinato dove c'è quel pezzo in cui sparano fortissimo. Praticamente in quel caso l'unica occasione in cui il graboid è grosso è quella in cui sfonda la parete. Quella è effettivamente una parete finta con il famoso pupazzo a calzino che spacca tutto. Per tutte le altre inquadrature, il lato della scena in cui sono loro con i fucili che sparano è un set vero con degli attori veri. Il lato col muro sfondato è un set in miniatura, in scala 1 a 4, con un graboid comandato come un Muppet essenzialmente, perché per quella scena loro dovevano il graboid doveva effettivamente allungarsi e sfondare il soffitto e loro non avevano un pupazzo abbastanza grande, abbastanza lungo e abbastanza snodato per fare questa cosa. E allora le lingue però? Le lingue sono fatte in un'altra maniera, nel senso che la maggior parte delle volte in cui le vedi sono quasi sempre da sole a sé stanti e sono fatte in reverse solitamente. Esatto. Cioè praticamente stanno quindi fuori, stanno attorcigliate nella gamba e poi si storcigliano. Esatto. Vengono ritirate, succhiate dentro e le mandano in reverse. C'è la morte del nostro vermone, no? Che a un certo punto viene ingannato ed esce proprio, si butta giù da un canyon. Ah, sì, lì c'è lui bruttissimo che cade. Che cade, sì. Dritto, si dritto. Pezzo di cacca. Esatto, sì, sì. Esattamente. Viene defecato dal canyon. Quella è una miniatura. Però tu ricorderai che in cima a questo canyon c'è una persona, cioè il nostro Kevin Bacon che vede il nostro vermone, amico vermone che vola giù. Quindi come hanno fatto a unire il set in miniatura e una persona reale? È la nostra amica prospettiva forzata. Cioè in realtà praticamente c'era una facciata del canyon relativamente piccola, cioè in realtà un paio di metri, che però sembrava altissima, da cui usciva fuori questa cacca vermone che cadeva giù. Dopodiché su un'impalcatura molto più lontano, molto più in alto, c'era l'attore che per via della prospettiva sembrava starci sopra, ma in realtà non era così. Ogni volta che faccio l'amore metto la mia signora in testa. Così sembra che hai sì, esatto. Enorme. Vabbè, grazie Marco per questa immagine. Allora, per il prossimo argomento io vorrei passare a Lost, okay. Una delle scene più catchy, penso, delle serie mondiali, cioè sì. La prima scena, quando Jack si sveglia in mezzo a una giungla, che l'attimo prima stava dentro un aereo, e scopre un disastro aereo su un'isola deserta. Aerei che esplodono, persone che vengono risucchiate dalle turbine, persone che poi che camminano, che un attimo prima stavano, scopriremo dopo, sulla sedia a rotelle. Spoiler questo è chi non avesse visto una serie di 20 anni fa. Quindi la domanda è: come cazzo hanno fatto? E adesso vediamo Jack. Andiamo alla scena e poi ce lo dici. Va bene. Qui Jack un attimo prima stava sdraiato per terra, adesso il suo dovere, il suo giuramento di Ippocrate lo rende un missionario. Lui lavora di più adesso che in tutta la sua carriera. Tutta la sua carriera. Poi guarda, è tutto un... Per adesso non ci sono stati tagli, c'è il panico, gente per terra. Uno a capa sotto. Sì. Quell'altro che dietro. Gente che passa solo, ma dove sono? Che poi questa è l'isola di Jurassic Park, ragazzi. Ah sì, è la stessa? Cioè, sono le Hawaii. Bisogna fare una giga wow. Là, sarebbe da fare. Io volevo fare il viaggio di nozze. E poi c'è questo motore che continua ad andare, anche se è staccato da tutto, va questa turbina. È loop. Ah, eccolo. Eccola. E scoppia tutto. Abbiamo spento
motore, l'abbiamo fatta. Quanto ha corso? Lui come ha fatto da lontano a lui lo sente. Lui è tipo Tom Cruise, vedi, corre un sacco. Si è tolto la cravatta in tutto ciò. Posso dire che il suo supporto non è stato, cioè si sarebbe riusciti ad alzare comunque anche senza... Ma non lo sentivano. Esplosioni brutte un paio di esplosioni brutte in CGI. Io non posso non chiedermi una cosa, quando loro sono sporchi di sabbia, si sono realmente sporcati con la sabbia? Sento che è la domanda meno interessante di tutto questo. Si fa. No. Ci sono aerei, morti, esplosioni, ma la sabbia, è vera sabbia? Cioè, loro veramente in faccia la sabbia negli occhi? Ma sì. Pazzesco. Pazzesco. Ok, possiamo concludere l'host. Andiamo avanti. Direi che non ci sono altre domande, no? Allora, partiamo da una cosa molto importante. Quella è una spiaggia delle Hawaii. Ok. Come diceva. Quindi questa non l'hanno ricostruita in studio come tu. Non no. Era una pista nera di Dolomiti. No, è una spiaggia delle Hawaii. Quindi sono trovati nella difficile situazione di dire: ok, ragazzi, ci serve un disastro aereo su una spiaggia. Come facciamo? Non ce l'hanno mai messo là. Hanno messo. Non è ricostruito in studio. No, ma che ricostruito? Hanno messo un aereo sano. No, hanno fatto cadere. Non è... Vabbè, sano, allora, J.J. Abrams va dalla produttrice e dice: senti, io ho bisogno di un aereo su una spiaggia. E lei fa: e come lo compriamo? E compriamo un aereo. Che cosa? Che come lo vuoi? Era napoletana la produttrice. Esatto. Prendiamo un L1011, tipo, che è questo gigantesco intercontinentale aereo, perché loro nella trama arrivano dall'Australia. Ok, dove lo andiamo a prendere? Andiamo a prendere in questo cimitero degli aerei che si trova in California. No, no, in California. Arrivati a questo punto, loro arrivano con questo aereo distrutto alla base di Pearl Harbor, che sta nelle Hawaii. Da quel punto in poi dovevano prendere il muso dell'aereo, che doveva andare dentro la giungla per la scena successiva in cui trovano poi il muso dell'aereo, e invece tutta la fusoliera, che doveva andare in quest'altra spiaggia dove giravano la prima scena. Quindi hanno distrutto un ecosistema? No. Un aereo? Un aereo, ma l'ecosistema... Perché immaginavo che poi l'hanno messo tutto a posto. Eh certo, che fanno, lasciano là, ti dirò di più, lo sai, le Hawaii. Nel senso mica hanno girato Nostos, che vedete? Esatto. La bellezza in giro. No, abbiamo pulito tutto. Tutto. Comunque, il problema è che quelle sono terre sacre per gli hawaiani, sono spiagge sacre, quindi non potevano neanche scavare. Potevano limitarsi a appoggiare le cose. Infatti, una delle scene più difficili è quella della caduta dell'ala. Ah, non è CGI quell'ala? Sì. Ammazza. Mi sembrava CGI. No, l'esplosione è aumentata in CGI, ma l'ala è vera. E perché J.J. Abrams ci teneva tantissimo a mettere in pericolo gli attori. Esatto, ad avere quest'ala reale. E quindi quest'ala, che era stata divisa in 4-5 pezzi, quindi non aveva più, non era più solida, era un Lego ormai, hanno dovuto metterci una gigantesca struttura di metallo all'interno che la rendesse di nuovo solida. E poi l'hanno rimontata su un perno che hanno costruito sulla fusoliera dell'aereo, in modo che potesse cadere e poi eventualmente con una gru essere ritirata giù, essere ritirata su, ricadere, su, di nuovo, tutto quanto per tutte le volte in cui dovesse servire. Vi voglio parlare, però, di una scena che viene cronologicamente prima, ma narrativamente dopo, ovvero quella dell'aereo che precipita. Loro hanno dovuto girare quest'aereo che precipitava. Ora, Marco. Più volte. Marco, tu sei stato ormai presente a tanti episodi. Quando si deve girare una cosa che fa così nell'aria, che fai? Cioè, messo su una piattaforma che la fa muovere, no? Oppure fai tipo Selvaggi, che nell'aereo facevano tutti così. Secondo te, come hanno fatto? Così. Bravo. Cioè, era ferma, la camera era ferma e loro facevano tutti così. Purtroppo. Però gli attori erano un po' più bravi di quelli Selvaggi. Adesso, Ezio. No, l'ho rivisto recentemente ed era una roba... Cioè, il momento dell'aereo che precipita in Selvaggi è una cosa che... Ma ha fatto di un male, ma sembra poi i sedili erano tipo sedili del cinema, di un cinema anche scarso, senza cinture. Scegliete voi nei commenti se è meglio la scena di Selvaggi o di Lost. Tra l'altro, secondo me è uguale, stesso aereo. Una delle prime meme dell'internet era proprio il cast di Selvaggi scritto Lost. Se la ricordo. Comunque. Quindi non c'era tutta roba la Nolan su una piattaforma basculante. Quello era un set costruito su... il pavimento. Quindi quello che hanno fatto è stato essere tutti molto coordinati, quindi
Oh, tutti a destra! Oh, ci stava tutti a sinistra! Un esperto di balli di gruppo. Tutti a destra! Tutti a sinistra! Oh. Se voi vedete la maniera in cui è stata girata quella scena, sono tutti così come siamo noi, sono fermi e fanno oddio! Oh, proviamo, no! Proviamo noi, dai, le pizze. A... Ma io non so, ma non ci sono le impagrazioni! Oh, un aereo! Ci perderemo. Grazie JJ, ti richiamiamo poi alla prossima. So se... Credo di aver rotto il microfono. Infine, parliamo di uno dei più grandi misteri di Lost. Come hanno fatto ad arrivare a tutte quelle stagioni? No. Quali dei tanti misteri? Una cosa che arriva relativamente presto, ovvero l'orso polare. JJ Abrams ha detto: io non voglio che ci sia un orso in CGI all'interno della mia serie. Ma com'è possibile? E è però sembrava finto. Allora, avevano un pupazzo che veniva trascinato con una corda in mezzo all'erba. Poi avevano un pupazzo con una vescica che si gonfiava e si sgonfiava per la parte in cui è morto a terra, che sta rantolando, okay. Quindi fa da quinta. Ed infine, per la parte in cui corre, laterale, c'era il povero UFX supervisor che ha dovuto indossare dei pantaloni. Sì, sì, è proprio lui. Ha detto, vabbè, chi lo fa l'orso che corre? Boh, non lo so, chi è che non sta facendo gli effetti visivi grazie a questa cosa? Tu. Questo povero UFX supervisor che imitava la corsa a quattro zampe. Si è messo con carponi. Si è messo, correva normale, però doveva fare la corsa tipo l'andamento quadrupede. Quindi. Ed infine JJ Abrams ha anche detto: voglio che salti verso Sawyer. Quindi l'hanno attaccata a una corda. Ma yeah. All'FVFX Supervisor? No, al pupazzone, che però era una merda, perché era quello che era fatto per rimanere fermo lì. Quindi a terra. Così. Esatto. Si rigido. E quindi lo lanciano in aria e gli arriva in faccia. Lo montano. Funziona relativamente, perché c'è una grossa quinta di Sawyer davanti quando l'orso polare gli salta in faccia, quindi bene o male non si vede. Il problema è che quelli erano i primi tempi della TV via cavo che potevi mettere in pausa. E quindi quando poi il trailer arriva in TV e la gente inizia a vederlo, mette pausa sull'orso polare ed è questo pupazzo così. E quindi JJ Abrams dice: va bene ragazzi, avevo sbagliato, metteremo un orso in CGI. E infatti quindi... poi ha fatto schifo. Esatto. Prossimo film di cui mi piacerebbe parlare, che tra l'altro ho rivisto recentemente, è Grand Budapest Hotel. Ok. Che sembrerebbe privo di banale, effetti quasi. Speciali, quasi no, banale. Banale ma... comunque devi stare calmo, Marco. Non banale. Si può di niente. Mi piace questo. Però, cavolo, è il trionfo della scenografia. Vorrei capire quanto anche degli effetti speciali e della post-produzione. Quindi, Gran Budapest Hotel. Dillo te, Claudio. Come cazzo fa? Napoletano. L'ho detto in ungherese. per Gran Budapest. Certo. Vediamoci una scena in cui c'è l'hotel e poi ne parliamo. Che poi è il protagonista, quindi... È vero, Gran Budapest. Ma questo hotel non credo esista davvero, quindi mi chiedo... Marcocioni. C'è una costruzione simile vicino l'Abruzzo. Dici vicino che hai girato in Abruzzo? È vero. Sì, sto andando, sì. Come vicino... Ma per vicino l'Abruzzo intendi il Molise? No, è proprio in Abruzzo. Andando in Abruzzo. Vicino al Lazio, tra Lazio e Abruzzo. Ma poi entrano dentro e la macchina va... Qui è tutta una location unica. Sarà uno studio fatto. Altri corridoi. Questo è un albergo, vero? Sì. Ragazzi, io se già lo sapevi allora... No, però sembrerebbe. Sicuramente una location del genere, per avercela così precisa e perfetta, sarebbe meglio costruirla. Qual è il problema? Che ricostruire la location da zero è una cosa che costa tantissimo. E i film di Wes Anderson, per quanto sia un grande artista, non è che li vedono in tantissime persone, quindi non è che hanno un budget gigantesco. Nello specifico, Grand Budapest Hotel è costato solo 25 milioni di dollari, che possono sembrare tanti, però per ricostruire da zero una location non sono abbastanza. Servono solo quelli per fare l'albergo. Esatto, e poi non ti rimane più niente per fare nient'altro. Quindi in realtà dovevano trovare una location adatta. E nello specifico loro non avevano guardato a vari hotel dell'est Europa per trovare una reference giusta. Il problema è che pare non esistano poi così tanti hotel dell'est Europa abbandonati da poter usare come location. Quindi a un certo punto nel cercare, hanno trovato un cazzo. E si sono detti, come facciamo? Sono andati non in est Europa. Sono andati in Germania, nella piccola cittadina di, credo si dica, Görlitz. Gorlitz, scrive Minsk, si legge Gorlitz, dove hanno trovato un centro commerciale costruito in stile Art Nouveau. E quindi hanno detto:
Possiamo prendere un centro commerciale e renderlo un hotel? Cioè, tipo bastava... grandi magazzini della Germania. Sì, bastava, andavano alla fonte dei risparmi a Borgata Fidele e con lì avevano fatto. Praticamente hanno preso questo grosso centro commerciale e l'hanno riarredato per farlo sembrare un hotel, però a questo punto avevano già la struttura giusta. Che poi doveva avere due aspetti, doveva avere l'aspetto dell'hotel come era una volta e quello di quando è stato invece. Aggiornato. Quindi ragazzo, ho studiato. La hall dell'hotel anni 60 è fatta all'interno della hall dell'hotel anni 30. Praticamente hanno arredato e costruito l'hotel in stile anni 30, che poi era quello che avrebbero utilizzato per la maggior parte delle riprese. Con tutti i tappeti, gli orpelli, eccetera. E poi dentro hanno fatto più piccolo il set dell'hotel in stile anni 60, che hanno girato come prima cosa all'inizio delle riprese. Quindi hanno girato quello, se lo sono tolto tutto davanti, e poi hanno smontato il set più piccolo e fuori, il guscio esterno, era quello del set degli anni 30. Una matriosca di hotel. Una matriosca di hotel, esattamente. Dopodiché praticamente hanno utilizzato questi grandi magazzini come degli studi di posa, quindi... Nelle stanze ai piani di sopra c'erano tutti quanti gli uffici, reparti costumi, trucco, eccetera, eccetera. E in alcune stanze le utilizzavano per fare alcuni set, tipo per esempio l'ascensore. Non è un vero ascensore, beh, è un anche set, perché sarebbe enorme. Come... Esatto, ma costruito all'interno di una delle stanze dei grandi magazzini. Quindi praticamente sono stabiliti lì, in pianta stabile per tutte le riprese del film, e hanno utilizzato quella struttura come se fosse un teatro di posa. E il resto della cittadina l'hanno utilizzata come location per girare tutti quanti gli esterni della cittadina. Ma gli esterni dell'hotel invece? Marco Cioni. Sono tutte miniature. No. Aspetta però, scusami, lì c'è un signore che apre una finestrella. La finestra ovale si affaccia. Ci sono alcuni set che sono effettivamente costruiti, però per la maggior parte delle facciate c'era una piccola parte in green screen, che era quella in cui l'attore interagiva, quindi magari... C'era la porta, era la porta reale di un edificio. La parte bassa dell'edificio, o comunque la parte relativa alla porta, era tutta ricoperta di green screen, in modo che l'attore ci potesse passare avanti, interagire, entrare, e non stava recitando nel nulla. Ma poi praticamente tutta la facciata veniva sostituita in VFX con delle facciate o completamente digitali o fatte in miniatura. Hai capito? Mortacci di Wes Anderson. Un'altra cosa che mi fa molto ridere dei film di Wes Anderson sono... quelle inquadrature dei treni che quelle alla finestrelle. In realtà, dato che Wes Anderson è così preciso e sa benissimo cosa inquadra, quindi ogni volta non c'è mai bisogno di costruire niente in più rispetto a quello che lui sa che inquadrerà. Praticamente loro che fanno? Vanno in un campo con la neve, ci mettono un binario a terra, si portano questo carrettino piccolissimo che mettono sul binario, che è composto solamente della singola cabina dove loro sono seduti, con la finestrella bucata, e poi un povero macchinista a mano spinge questo. Basta, era così. E questo era. Quindi questo episodio finisce qui, siete soddisfatti? Moltissimo. Avete altre domande? Vi rivenderò tutte le informazioni. Perfetto. Se non seguite le coliche, trovate link in descrizione, YouTube, Instagram, TikTok, ce l'avete? Sì. Allora mettiamo anche TikTok e ci vediamo al prossimo episodio come fatto. Adesso noi ce ne andremo come il finale di Lost. Cioè? Male. Ma non l'hai visto, ma che ne sai? Però me l'hanno detto tutti. Ma non hanno capito niente. Che significa? Andiamocene male. 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 A scaglione. Ma uno deve morire. Andando dritto. Sì. Male. No, ma che cazzo? Uno muore, uno fa il fumo. Così male. Tu devi sempre far vedere che sei gonfio. Non sono ancora inquadrato. Sei inquadrato, no. Sei proprio stupido. No, no, no. No, no, no. Ma non fa niente. Guarda che stai facendo. Live. Spider. Tu devi sembrare come Gianni. Stop.